pace a tutti! Avete sentito bene? La nostra sigla sta dando il via alla consueta trasmissione. Ben ritrovati dunque sintonizzati su Radio Messaggio Cristiano. Ed ancora connessi sulla nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, da dove vi stiamo già tenendo compagnia. E preghiamo che sia il Signore a guidare il tutto, sia nei cantici che ascolteremo, che nelle letture che faremo. Sì, come sempre non mancherà la lettura di alcuni versetti della Bibbia. Mettetevi comodi, quindi, e partiamo subito con il primo cantico. Ma non prima di avervi ricordato che, come sempre, al termine della nostra trasmissione ci raggiungeranno in studio Samuel ed Elisabetta, che continueranno a tenervi compagnia. Il titolo del primo cantico è Santo. Buon ascolto con la pace di Gesù. Cantate all'Eterno un canto nuovo, cantate all'Eterno, abitanti di tutta la terra, cantate all'Eterno, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Thank you.
Santo, 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 santo. Ed il cantico che abbiamo appena ascoltato osannava il nome del nostro Dio e diceva santo, 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 il Signore nostro Re, Dio dell'universo. Osanna nell'alto dei cieli. Adesso ascoltate bene le parole del cantico che vi canterò dal vivo. Il suo titolo è Santo, Santo, Santo. E con quest'altro cantico continuiamo a lodare Gesù e il Signore nostro Dio per le loro grandi opere. Signore ogni
Poco fa, mentre ascoltavamo l'introduzione del primo cantico, vi ho letto i primi due versi del Salmo 96. Adesso invece continueremo a parlare della maestosità delle opere di Dio, leggendo alcuni versi del Salmo 104. Benedice anima mia l'Eterno. O Eterno, mio Dio, tu sei sommamente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Egli ti avvolge di luce come un manto e distende i cieli come una tenda. Egli costruisce sulle acque le sue alte stanze, fa delle nubi il suo carro e cammina sulle ali del vento. Fa dei venti i suoi messaggeri e una fiamma di fuoco i suoi ministri. Egli ha fondato la terra sulle sue basi. Essa non sarà mai smossa in eterno. Tu l'avevi coperta dell'abisso, come di una veste. Le acque si erano fermate sui monti. Al tuo rimprovero esse fuggirono. Alla voce del tuo tono si allontanarono in fretta. I monti sorsero e le valli si abbassarono. Si abbassarono nel luogo che tu avevi fissato per loro. Tu hai posto alle acque un limite da non oltrepassare. Esse non torneranno a coprire la terra. Egli fa scaturire le sorgenti nelle valli. Esse scorrono fra le montagne e danno da bere a tutte le bestie della campagna. Gli onagri vi estinguono la loro sete. Accanto ad esse fanno dimora gli uccelli del cielo. Fra le fronde elevano il loro canto. Dalle sue stanze superiori egli dà acqua ai monti. La terra è saziata col frutto delle tue opere. Egli fa crescere l'erba per il bestiame e la vegetazione per il servizio dell'uomo, facendo uscire dalla terra il suo nutrimento. È il vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che dà forza al cuore dell'uomo. Vengono così saziati gli alberi dell'Eterno e i cedri del Libano, che egli ha piantato. Là fanno il nido gli uccelli, mentre la cicogna fa dei cipressi la sua dimora. Gli alti monti sono per i gamosci, le rocce sono rifugio dei conigli. Egli ha fatto la luna per le stagioni, il sole conosce l'ora del suo tramonto. Tu mandi le tenebre e si fa notte, in essa vanno attorno tutte le bestie della foresta. I leoncelli ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro pasto. Ma quando sorge il sole, essi si ritirano e rimangono nelle loro tane. Allora l'uomo esce dalla sua opera e al suo lavoro fino alla sera. Adesso continuiamo a lodare il nostro Signore con altri cantici. E il titolo di quello già in onda è? I cieli raccontano. Vi ricordiamo che se alcuni di questi cantici vi hanno toccato il cuore, potrete richiederceli telefonando o scrivendo a pastore@rmcr.it per ascoltarli durante le richieste la domenica mattina prima della diretta del fratello Nino. Un giorno all'altro giorno tramanda le sue conoscenze e una notte all'altra
un'altra notte la sua saggezza. Non possono parlare, ma la loro voce arriva all'estremità del mondo, poiché le perfezioni invisibili di Dio si vedono intorno chiaramente. I cieli raccontano la gloria tua, Signore. Le stelle ci parlano ogni notte di te. Non hanno parole, ma la loro voce raggiunge i nostri cuori. I cieli raccontano la gloria tua, Signore. Non vi abbiamo ricordato che il numero per farci le richieste e contattarci è 349-64-11-232. Ripeto più lentamente, 349-64-11-232. Fondava la terra, e dillo se tu hai tanta saggezza, quando egli ti stendeva i cieli e le stelle nella notte, faceva brillare di splendore. Splendere ogni cosa, e quando dalla polvere della terra, formò una creatura, io e te. I cieli raccontano la gloria tua, Signore. Tua, Signore. Le stelle ci parlano ogni notte di te. Di te. Non hanno parole, ma la loro voce raggiunge i nostri cuori. I cieli raccontano la gloria tua, Signore. I cieli raccontano la gloria tua, Signore. Tua, Signore. Le stelle ci parlano ogni notte di te. Di te. Non hanno parole, ma la loro voce raggiunge i nostri cuori. I cieli raccontano Signore, i cieli raccontano la gloria tua, Signore. Ancora un cantico in onda che ci parla dell'immenso creato di Dio. Il suo titolo è Fin dall'eternità. Posso immaginare, ma io non so capire, la gloria tua, Signore Gesù. Fin dall'eternità, tu esistevi già, parola eterna del Signore. Cieli
quanto sei grande tu, Gesù. Abbiamo finora lodato Dio per le sue grandi opere e letto dalla Bibbia dei versi che ci parlavano della stessa cosa. Ed è quello che continueremo a fare, questa volta non dal libro dei Salmi. Manuel, da dove ci leggerai? Dal capitolo 36 del libro di Giobbe. Dal verso 22 troviamo scritto: ecco, Dio è eccesso nella sua potenza. Chi può insegnare come Lui? Chi mai può imporgli la via da seguire? E chi può dirgli: tu hai fatto male? Ricordati di magnificare le sue opere, che gli uomini hanno cantato. Tutti gli uomini le ammirano. Il mortale le può contemplare da lontano. Sì, Dio è grande, ma noi non lo conosciamo, e il numero dei suoi anni è imperscrutabile. Egli attira in alto le gocce d'acqua sotto forma di vapore, che si condensa poi in pioggia. Che le nubi poi riversano e lasciano cadere sull'uomo in gran quantità. Chi può capire lo spiegamento delle nubi, il fragore che scoppia nella sua tenda? Ecco, egli spande intorno a sé la sua luce e copre le profondità del mare. Per mezzo di esse egli punisce i popoli e dà cibo in abbondanza. Si copre le mani con i fulmini e comanda loro di colpire il bersaglio. Il tuono parla di lui, anche il bestiame avverte la tempesta in arrivo. I versi che Manuel ci ha letto sono i versi che vanno dal 22 al 33, come ha detto lui, dal capitolo 36 del libro di Giobbe. Chi mai può comprendere tutte queste cose?
solo colui al quale Dio avrà voluto rivelarle. E noi oggi possiamo comprendere meglio come Dio ha dato origine ad ogni cosa, perfino come si sia formato egli stesso e come abbia dato origine al suo figlio Gesù. Sì, anche i più piccoli possono capirlo. Se siete desiderosi di saperlo, vi invito a guardare il video sulla creazione, presente sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube. E sul nostro canale YouTube anche il video sulle origini di Dio e dell'universo, con sottotitoli anche in inglese e in francese. Perché tutti, ma proprio tutti, conoscano la grandezza di Dio. E continuiamo a lodare il nostro Signore Gesù. Noi lo facciamo con l'ultimo cantico, ma solo per quanto riguarda questo spazio messo a nostra disposizione. Perché poi dopo di noi continueranno Samuel ed Elisabetta. E il titolo dell'ultimo cantico, proprio per lodare il nostro Signore Gesù, è... Sia benedetto l'Eterno. Dio.
Le meraviglie che ha fatto il nostro Dio, l'Eterno, non si limitano al creato che vediamo tutto intorno a noi. Egli opera potentemente per tutti coloro che lo temono. Continuiamo a ringraziarlo per tutto quello che fa per noi. Infatti adesso continueremo ad offrirgli altre lodi attraverso la trasmissione di Samuel ed Elisabetta, che stanno già per raggiungerci. Perciò, buon proseguimento d'ascolto su Radio Messaggio Cristiano. Pace! Pace Emanuel, pace sorella e pace a tutti. Pace a tutti i gruppi. Manuel ha parlato del creato durante la sua trasmissione e adesso noi continuiamo su questa base. Con dei cantici e anche con delle letture. Adesso ascoltiamo il primo cantico. In principio, quando la terra era vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, ma una potenza era sulle acque, pronta a creare e a formare ogni intelligenza, ogni pensiero, per una vita felice insieme a te.
Abbiamo appena ascoltato il cantico Spirito Santo. E adesso cosa ascoltiamo? Tutto mi parla di te. Anche noi facciamo parte di questa bellissima creazione e abbiamo un posto che dobbiamo chiedere al Signore, e lo possiamo fare con questo cantico che sta per andare in onda. Il suo titolo è Il mio posto. Sempre
gioia, per me la tua volontà, perché rimango con te. Qual è il mio posto in questo immenso? Dov'è che tu da sempre mi pensi? Qual è il mio posto nel tuo creato? Dimmi Gesù, abbiamo ascoltato il cantico dal titolo Il mio posto, e una frase di questo cantico diceva: nella tua mente prima del tempo. Infatti il Signore ha già scelto un posto per noi prima ancora che fossimo nati, e noi dobbiamo chiederglielo. E adesso leggiamo un salmo che ce lo fa capire meglio. Salmo 139. Tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito, o dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. Sì, tu hai formato le mie interiora. Tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo. E nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare,
sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Certamente tu ucciderai l'empio, oh Dio, perciò voi, uomini di sangue, allontanatevi da me. Essi parlano contro di te perfidamente, i tuoi nemici fanno uso del tuo nome invano. Non odio forse quelli che ti odiano, Eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te? Io li odio di un odio perfetto, essi non sono divenuti i miei nemici. Investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. E vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna. Stiamo ascoltando il cantico già in onda, Dio della mia vita. Buon ascolto da Radio Messaggio Cristiano.
Signore, nel tuo cuore custodiscimi, solo in te sicuro io dimorerò. Tu sei la mia gioia, ecco vengo a te, donami il tuo amore. Io non ho pietà. Insieme a Manuel avete ascoltato il cantico ispirato al Salmo 19 e adesso io vi leggerò il Salmo 19. Adesso vi leggerò i primi versi. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode. Ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il messaggio giunge fino all'estremità del mondo. Nei cieli Dio ha posto una tenda per il sole. Continuiamo a lodare il Signore per tutto quello che ha fatto con il cantico Vorrei sapere. Sapere tutte le parole in ogni lingua per adorarti Gesù, e come fanno gli angeli a cantare santo, santo, santo sei tu. Vorrei capire la lingua delle stelle che sempre ogni notte raccontano te, e come fanno gli astri a narrare la tua gloria, Signore del cielo. Vorrei come Davide adorarti e dire la mia lode e l'amore per te, con tutti gli strumenti della terra cantare un canto per te, ed essere un artista, un poeta, e avere l'espressione più bella che c'è, per dirti che sei grande, oh Signore, e che sei degno di lode e dono. Ma con le mie parole, col mio cuore, così come sono dinanzi a te, voglio adorarti, oh mio Signore, e dirti grazie per il tuo amore. Vorrei
vorrei sapere tutte le parole in ogni lingua per adorarti Gesù, ma so soltanto che tu sei grande, che grande è la tua gloria lassù. Ma con le mie parole, col mio cuore, così come sono dinanzi a te, voglio adorarti, oh mio Signore, e dirti grazie per il tuo amore. Ma con le mie parole, col mio cuore, così come sono dinanzi a te, voglio adorarti, oh mio Signore, e dirti grazie per il tuo amore. I cieli raccontano la gloria di Dio e anche noi dobbiamo farlo sempre di più. Anche se non lo facessimo noi, le pietre griderebbero. Voi che state ascoltando, secondo voi come la raccontiamo la gloria di Dio? Vi abbiamo dato il tempo di rispondere. Ognuno lo può fare con dei cantici, con delle letture o con tanti altri modi. Con la propria buona testimonianza. Continuiamo a fare questo con un altro cantico. Cosa stiamo ascoltando? Il cantico Gridiamo Gloria. Gloria al Signore, gloria al Signore. Gloria al suo nome, gloria. Tutto quel che abbiamo, dare gloria a Lui. Dare gloria a Lui, oh Signore. Come dice l'Apostolo, salmeggiamo e cantiamo.
beato chi vivrà nel Tempio del Signore, ma secondo voi non lo siamo già? Secondo me sì. E anche secondo me. Quando io lodo il tuo nome, una forza scende in me, la gioia invade il mio cuore, mi riempie di te. Stiamo ascoltando il cantico dal titolo Elevo la lode a te. Io lodo il tuo nome, una forza scende in me, la gioia invade il mio cuore, mi riempie di te. Siamo quasi per salutarci, però prima ascoltiamo l'ultimo cantico. Voglio cantare. Cantato in inglese.
to sing to the Lord Majesty. From my distress he will set me free. Sadness and crying will become true life and joy. I will call his name that will heal my heart. With his greatest love he will fill my soul. Blessing to the Lord Majesty. Non dimenticatevi le dirette di ogni mattina, di ogni domenica mattina alle 10:15. His healing joy, my heart. His pace alla prossima volta. Sunshine on my path. His great love, his great love, his great and last forever. That's why I will praise our Lord. I want to sing that my Lord, even when I'm let down, I want to sing. I'll never give up, for he is my Lord. Even in the weakness, I want to sing. Come and sing with me, try to be near. Come and sing with me, he is the Lord. Come and follow me, come and follow me to the heart of the Lord. To the sky, he never left me alone. Never, 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 never hide it. Love, 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 love is great love. It's always by my side. His power fills my life. Praise the Lord. I want to sing to the Lord Majesty. From my distress, he will set me free. Sadness in crime will become true life and joy. I will call his name that will heal my heart. With his greatest love he will fill my soul. Blessing to the Lord Majesty. Thank you.